Oh, allora, giovani amici di Facebook, torniamo a fare unboxing qui dalla serie di Lega Nerd e abbiamo oggi un bello scatolone ed è la Limited Edition Bundle di Star Wars e PlayStation 4 con incluso appunto il nuovo Battlefront Deluxe Edition, come vedete qua, una PlayStation 4 serigrafata con Darth Vader e svariati loghi Star Wars che adesso qui non si vedranno ma si vedranno poi quando lo apro e il nuovo tra virgolette il controller Six Axis nuovo della PlayStation 4, con i colori di Guerre Stellari. Non solo, però, è la versione da 1 terabyte e non quella da 500 giga solita. E in più, PlayStation Bonus Content, vedete qui ci sono ben 4 retrogiochi di Guerre Stellari inclusi, giocabili direttamente sulla PlayStation 4. C'è per dire il primo Super Star Wars per NES, oppure c'è Racer Revenge piuttosto che Bounty Hunter piuttosto che Jedi Starfighter. E quindi insomma mi sembra molto figa la cosa. Oltre che ovviamente, come dicevo prima, la versione deluxe di Battlefront, il nuovo gioco di Guerre Stellari che tutti voi conoscerete. Allora, andiamo ad aprire lo scatolone. Come tutti i bundle, mi immagino che sia semplicemente questa qui, diciamo, una cover alla confezione classica della PlayStation. Per cui andiamo ad aprirla qua. Semplicemente, vedete che si apre in questa maniera e dentro, no, immagino che ci sia una confezione standard. Quasi standard. Confezione stranissima, si apre sia da una parte che dall'altra. Allora, c'è un limitatore inglese in questo caso perché questa viene dall'Inghilterra, la trovate ancora anche in Italia, il prezzo di listino è attorno ai 500 euro, ma si trova, guardavo prima al volo, anche a meno. Ci sono gli auricolari chiaramente come la PlayStation base, il cavo dell'alimentazione come la PlayStation base, un po' di fogliettame e Quick Start Guide come la PlayStation base, c'è il cavo per ricaricare il controller bello lungo come la PlayStation base, micro USB, c'è incluso un cavo HDMI di media lunghezza, così a occhio direi che è almeno 2 metri, forse 1,5 metri. C'è poi qui dentro, immagino io, il controller che adesso tiro fuori e vi mostro. E poi però volevo mostrarvi la console che a sto punto sarà dalla parte opposta, quindi vado a chiudere questa parte qua, o ci provo, e la apro invece dalla parte opposta, come dicevo, e c'è chiaramente il giuoco che non sto ad aprire ed è semplicemente Star Wars Battlefront Deluxe Edition, non vendere separatamente, comunque non cambia praticamente nulla. Ci sono dentro, oltre che al gioco base, vari codici per scaricare mille minchiate in game, come al solito. Quindi questo lo mettiamo via. E poi, eccola qua, dicevo, la PlayStation 4 Special Edition, Limited Edition, serigrafata con Darth Vader. E qui dentro invece c'è anche il controller, che adesso vado a tirare fuori anche lui, così ve lo mostro, che non è male neanche questo, è completamente personalizzato. Star Wars. Allora, questo qui invece è il controller, stavo dicendo, vediamo se riesco a zoomare un po', a mettere a fuoco meglio. C'è tutta una trama di loghi Star Wars qui sul touchpad solito. Il D-pad è rosso, i tasti sono tutti grigi tranne il cerchio che è rosso, i due analogici sono grigi, le levette sono una blu, sono le levette analogiche sono entrambe nere. E invece i due tasti shoulder, l'R1 e l'L1 per intenderci sono uno rosso e uno blu. Non è malaccio, non è neanche incredibilmente bello secondo me. È semplicemente un controller nero con qualche colore in più. Potevano secondo me fare molto di meglio. Non so se vi ricordate le edizioni della 360 fatta a Droide, fighissima per dire, piuttosto che altre cose che si potevano fare. La PlayStation è, da quello che vedo, serigrafata qui sul lato.
Ah, queste due parti qui grigie, che sono poi i tasti di accensione e di eject, una delle cose peggiori della PlayStation 4 perché non si capisce mai qual è l'accensione e qual è l'eject. Sul fondo, come vedete, non c'è praticamente niente di nuovo. E invece, chiaramente la cosa che più diciamo dà nell'occhio è la serigrafia sulla parte superiore o la parte destra, in base a come poi tenete la PlayStation, che riporta appunto Darth Vader. Chiaramente, se siete super fan di Guerre Stellari, questa è una edizione da non perdere per due motivi. Uno, perché chiaramente è completamente marchiata Guerre Stellari, è una edizione speciale. Questo controller e questa console la trovate solamente in questo bundle. Se siete appassionati, ha più che senso comprarla. Due, perché queste edizioni speciali solitamente tengono, diciamo, di più il prezzo, cioè tra 7 e 8, 10 anni, quando vorrete venderla, rispetto a una PlayStation 4 normale, tra virgolette, chiaramente questa varrà molto di più. Se considerate che l'ho visto online attorno ai 400 euro, ecco che non costa neanche troppissimo. Per cui, se vi piace, se siete appassionati di Guerre Stellari e volevate anche Star Wars Battlefront, questo bundle particolare Limited Edition, ormai quasi esaurito ovunque, ma che ho visto si riesce a trovare ancora online, e mi dicono c'è anche in qualche fondo di scaffale di MediaWorld e similari, potrebbe essere un buon incauto acquisto, secondo me. Se vi è piaciuto questo unboxing, fate like, fate share. Se volete comprare questo bundle, vi metto un po' di link in descrizione, che può essere qui sotto o qui a destra in base a dove state guardando questo video. Ci vediamo al prossimo incauto unboxing. Ciao ragazzi!